insegna, è professore ordinario di lingua e letteratura greca all'Università di Pisa, collabora con molte università straniere, tra le quali l'École Normale Supérieure di Parigi, di cui è membro anche del Consiglio Scientifico Internazionale, dirige la rivista Lexis, membro del comitato scientifico di altre riviste, filologo, studi classici ed orientali, tutte riviste molto prestigiose, o come si direbbe oggi in termini più burocratico, di classe A. Il suo campo di interesse, io preferisco prestigioso naturalmente, il suo campo di interesse è principalmente naturalmente lo studio della letteratura greca, d'età classica, in particolare, ma non esclusivamente, come vedremo, il teatro classico, con diversi aspetti che ha nel tempo approfondito e sviluppato rispetto al teatro, l'ecdotica, naturalmente, la pubblicazione di testi della letteratura drammatica, la storia della filologia, in particolare in relazione proprio a questa tematica. La rappresentazione scenica connessa con la produzione teatrale, vi ricordo il volume scritto appunto insieme a Di Benedetto, La tragedia sulla scena, tragedia greca in quanto spettacolo teatrale del 1997, con poi tutta una serie di interessi specifici su maschere, gli oggetti di scena, l'uso dello spazio scenico, il valore delle vesti, tutta una serie di elementi specifici che nel corso dei suoi studi Enrico Medda ha approfondito e affrontato e che riguardano, diciamo, un insieme di elementi molto ampi che costituiscono appunto l'esperienza teatrale greca. Alcuni di questi studi sono stati raccolti in un volume del 2013, ETS, l'edizione ETS di Pisa, La saggezza dell'illusione, studi sul teatro greco, un titolo molto bello, per un saggio che contiene anche una serie di bellissimi studi appunto sul teatro greco. Anche la metrica rientra fra i campi di interesse di Enrico Med, in particolare l'analisi, direi, fra il rapporto tra l'analisi metrica e la costruzione del testo nella letteratura drammatica. Enrico Medda si è occupato anche di commedia, non solo di tragedia, e del rapporto tra commedia e tragedia, delle interazioni tra queste due modalità di rappresentazione teatrale, e ha anche partecipato a un progetto di ricerca sul tema proprio dell'intersezione del tragico e del comico nel teatro del V secolo a.C. Mi piace ricordare anche un contributo sempre legato al comico presente nel volume L'Ateneum Politeia Rivisitata del 2011, curato da Cinzia Berzotto, in cui Enrico Medda si è proprio occupato del capitolo dell'Ateneum Politeia Professor Senofonte legato al Como Dein. Suo contributo appunto aveva il titolo Una lettura di parte della parresia comica. Enrico Medda si è occupato anche di oratoria, in particolare di Lisia, con una edizione esemplare che ancora oggi è riferimento, un punto di riferimento importantissimo, dei frammenti trasmessi per tradizione papiracea, da Conto e Poterza e Conto Teunnesto, e altri frammenti, testi molto belli, ma come sa chiunque ha tentato di utilizzarli, molto complicati da maneggiare, per dire così. L'edizione di Medda è di grandissimo valore sia nella ricostruzione del testo, sia del contesto, del contenuto di queste orazioni, ma anche rispetto a Lisia, ha composto un articolo sull'epitafio, gli ideali democratici dell'oratore. Di Lisia ha anche curato, peraltro, l'edizione completa delle orazioni per la Burr e per la stessa collana, ha pubblicato anche i testi dell'Oreste, delle Fenici, di Euripide.
E delle finisce due liquide, peraltro ha anche curato una traduzione, un allestimento scenico per la rappresentazione del teatro di Siracusa nel 2017 sotto l'egida dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Ricordo anche questi aspetti della sua produzione perché mostrano una capacità invidiabile di Medda di tradurre pubblicazioni di ampia diffusione, di più ampia diffusione, più accessibili, bagaglio e patrimonio del lavoro di ricerca e di studio svolto in ambito invece più prettamente scientifico ed accademico, ed è un aspetto molto importante, direi vitale addirittura per la sopravvivenza dei nostri ambiti di studio, quindi anche da questo punto di vista direi il suo apporto è stato importantissimo. Ho lasciato per ultimo, forse il testo più significativo degli anni recenti, l'edizione, la splendida edizione critica con introduzione, traduzione e ricchissimo commento dell'Agamennone di Eschilo, pubblicato dall'Accademia Nazionale dei Lincei nel quadro di un progetto di ricerca per un'edizione nazionale. Di Eschilo, è una pubblicazione importantissima nel quale convergono gran parte dei campi di studi che ho molto rapidamente e certamente malamente cercato di richiamare adesso, l'ectotica, la metrica, l'esegesi del testo, la rappresentazione scenica, la storia delle edizioni, la ricostruzione dei percorsi critico-filologici che contestualizzano che permette di contestualizzare le proposte di ricostruzione del testo presentate, sono tutte, diciamo, ben presenti e nutrono questa pubblicazione di grandissimo valore. E oggi, come il titolo della sua presentazione ci suggerisce, parlerà proprio di questo, dell'Agamennone di Eschilo, le esperienze di un editore. Io ringrazio ancora veramente di cuore Rico Medda per la sua presenza ai seminari. Gli cedo con grande piacere la parola per ascoltarlo. Grazie di cuore. Grazie, ringrazio moltissimo il professor Ferrucci per la presentazione, ringrazio anche il professor Brillante per l'invito, per avermi dato questa occasione di discutere con tutti voi in questa modalità, insomma, non del tutto nuova, ma insomma quasi, quasi nuova, di questo testo che mi ha impegnato così a fondo, che rappresenta un pezzo importante del mio percorso di studi. Desidero salutare anche tutte le persone che vedo comparire in forma di quadratini, nomi, eccetera. Tra questi ci sono alcune persone, ci sono amici, alcuni dei quali vedo frequentemente, altri che invece non vedo da moltissimo tempo. Approfitto intanto dell'occasione per rivolgere un saluto a tutti. Bene, allora, come potete immaginare, il giorno in cui ho premuto sulla tastiera del mio Mac il tasto di invio per mandare le ultime bozze corrette dell'edizione all'editore, è stato il giorno in cui ho capito meglio di tutti gli altri che cosa vuol dire la Pallagè Ponon di cui parla la vedetta nel primo verso dell'Agamennone, la liberazione dalle fatiche. Quasi 15 anni di lavoro dedicati a un testo sono veramente tanti e tuttavia, quando ho concluso il lavoro, ero perfettamente consapevole che avrei potuto lavorarci per altrettanti anni, perché i problemi di questo testo sono così complessi e così numerosi che non si può che continuare a girare attorno a molti di questi, cambiando parere continuamente. Ecco, direi che una prima cosa che voglio sottolineare è che quando si studiano testi di questo tipo, il cambiamento di parere è un'esperienza quotidiana ed è normale che sia così. Anzi, spesso ho temuto di aver intrapreso una via troppo difficile e vorrei, per rendere idea dello stato d'animo che mi ha accompagnato, adesso metto in condivisione il mio handout, spero che tutti lo vediate. Allora, eccolo qua. Se non si dovesse vedere, fatemelo sapere. Allora, dunque, sì, vorrei cominciare con due brevi citazioni
che appunto mi hanno accompagnato lungo il percorso. La prima sono le parole di apertura del commento celeberrimo di Frankl all'Agamennone, che comincia con questa frase: "The man who is unwise enough to add still another commentary to the Agamennon", cioè l'uomo che è abbastanza unwise. Io ritraducevo mentalmente questa parola in greco, cioè aphron, pazzo, o comunque imprudente, l'uomo che aggiunge un altro commentario all'Agamennone. Queste parole mi restavano nella mente mentre lavoravo. E poi dopo, più avanti, quando già era passato molto tempo, più di 12 anni di lavoro, quindi il lavoro era ormai troppo perché io potessi decidere di lasciar perdere, mi capita sotto gli occhi la frase conclusiva di una bella recensione di Patrick Finglas a una edizione dell'Agamennone uscita ad Oxford nel 2011 di Reborn e Thomas, un'edizione per studenti, così recita appunto il frontespizio, dove Finglas alla fine dice: "Quello di cui abbiamo bisogno adesso è una nuova edizione Major per rimpiazzare Frankl. But who would be crazy enough to take on a project like this?" Cioè, chi sarebbe così pazzo da intraprendere un simile percorso? Vi lascio immaginare appunto come mi sono sentito leggendo questa frase. Non era dunque soltanto un mio pensiero dei momenti di pessimismo, di stanchezza. C'era adesso un collega e un amico che inequivocabilmente sanciva la mia iscrizione nella categoria dei pazzi. Che fare? E mi sono adattato all'idea, con il piccolo conforto che deriva dalla considerazione che si tratta di una categoria molto nutrita, perché ho contato dal 1518 ad oggi a 106 edizioni critiche e commenti, diventate 107 con la mia, e molti di questi commenti hanno avuto più edizioni. Per fare un esempio, l'Agamennone di Charles Blomfield, dei primi dell'Ottocento, ne ebbe 5, il commento di Paley ne ha avute 4, per esempio. Allora, voglio dire subito, per chiarire le cose, che l'idea di rimpiazzare Frankl, di cui parla Finglas, in realtà non mi ha mai neppure lontanamente sfiorato, perché sarebbe stato un obiettivo irrealistico. Frankl è ovviamente un punto di riferimento che resterà al suo posto e che ogni studioso di Eschilo, ma non solo di Eschilo, continuerà ad utilizzare con grande riconoscenza per tutti i tesori che ci ha regalato appunto in vari campi della poesia greca e della letteratura greca. Semmai, ecco, l'obiettivo un po' folle che io mi ero proposto era un altro, era quello di produrre un commento che oltre ad orientare i lettori all'interno di un testo estremamente difficile, riuscisse anche in qualche modo a far percepire la complessità dei percorsi che hanno portato il testo di questa tragedia ad assumere l'assetto che oggi ci è familiare dalle edizioni moderne. E nel far questo anche c'era l'idea di rimettere in discussione alcuni passaggi cruciali di questo processo e di far emergere i presupposti culturali che stanno dietro a una grandissima quantità di proposte critiche che si sono accumulati nell'arco di 5 secoli, ma sulla base appunto di momenti e di priorità diverse. Alcune di questi presupposti sono diventati poi nel tempo dei punti fissi a cui gli editori fanno riferimento, ma secondo me vanno rimessi in discussione. Questa è la ragione per cui ho scelto la forma lunga del commento, ripercorrendo sostanzialmente la storia critica dell'Agamennone, che è un testo che è sempre stato in primo piano in tutti i momenti cruciali di crescita della disciplina scientifica della filologia classica. Per esempio, nei decenni tra il 1790 e il 1830, quando studiosi del calibro di Richard Porson, di Peter Helmsley, di Beck, di Gottfried Herrmann, gettarono le fondamenta dello studio della metrica e dello studio della grammatica della lingua tragica. Oppure anche la fase molto vitale in cui gli apporti degli studi di impronta antropologica hanno spostato progressivamente l'interesse degli interpreti verso temi fondamentali dell'esperienza tragica, come il sacrificio, la vendetta di sangue, il matrimonio, il sogno, tutti ampiamente presenti nell'Orestea. Ora, l'intento primario del mio lavoro è sempre stato quello di non far mai perdere di vista al lettore la consapevolezza che l'immagine, del testo antico che l'editore gli presenta è un mosaico terribilmente complesso e sempre provvisorio, nel quale la modifica anche di una sola piccola tessera, e purtroppo le tessere sulle quali non abbiamo certezze e che dobbiamo essere pronti a sostituire sono tante, può cambiare con un effetto a catena tutto il quadro d'insieme, in certi casi addirittura
può far tremare le fondamenta dell'intero edificio interpretativo della tragedia. Voglio citare solo un esempio limite, molto celebre, al punto C del mio handout, lo vedete. È un esempio che riguarda un semplice accento che viene messo su una paroletta di sole 3 lettere, pu, e che, a seconda che sia posto o non posto, modifica la percezione di una celebre riflessione teologica, quella che noi conosciamo come l'inno a Zeus della parola dell'Agamennone, e modificando appunto quella riflessione, modifica l'interpretazione dell'intera parodo, dell'intera tragedia e per certi versi anche dell'intera trilogia. Infatti, se ai versi 182 e 183 noi mettiamo su pu l'accento circonflesso con il manoscritto M, il Laurenziano 32,9, celebre Laurenziano, bene, allora noi attribuiamo al coro una domanda retorica. Dov'è la caris degli dei che siedono con la forza sul banco del comando? E questa interrogativa retorica, che ha ovviamente risposta no, mette in discussione l'esistenza di una benevolenza divina verso gli esseri umani. Tanto che possiamo arrivare a leggere nel celebre canto con Sebastiano Timpanaro, per esempio, addirittura un grido di ribellione di Eschilo contro la divinità, che è troppo dura nei confronti degli uomini. Se invece stampiamo la particella senza accento, il coro, e forse attraverso di lui Eschilo, ma questa è una questione ovviamente discussa, esprime la sua convinzione, non dimostrabile ma intimamente sentita, questo è un uso particolare della particella pu che si trova più volte in tragedia, beh, l'idea che esiste invece una caris divina che si esercita nei confronti dei mortali, sia pure di aios, in modo violento. In un caso come questo, né la recensio dei manoscritti, trattandosi di un accento, né la lingua, perché tutte e due le frasi funzionano perfettamente, ci possono guidare nella scelta. La risposta va cercata nell'inestricabile circolo che lega la Constitutio Textus e l'interpretazione. Quale che sia la soluzione proposta dall'editore, io ho scelto la forma senza accento, come molti altri prima di me. È comunque necessario dare al fruitore del commento e dell'edizione tutti i dati che gli permettano di giungere a una conclusione diversa da quella che io stesso ho proposto nella nota. Questo per dire appunto l'impatto che può avere una piccola questione testuale su dei problemi molto grandi. Un secondo obiettivo che ha fortemente inciso sulla forma finale del lavoro è quello di richiamare sempre il lettore alla natura teatrale dell'opera. Gli studi sulla dimensione scenica della rappresentazione antica hanno visto degli sviluppi di enorme interesse negli ultimi 40 anni, da quando negli anni 70 del secolo scorso Oliver Tepin fece genialmente fruttare i semi gettati in questa direzione proprio da Frenkel e prima ancora da Ulrich von Wilamowitz, che per primo introdusse nella sua edizione Schillea del 1914 una sezione dell'apparato specificamente dedicata all'actio, quindi all'azione scenica. E anche da Gottfried Herrmann, che già nel 1846 aveva scritto un prezioso opuscolo intitolato De re scenica in Eschilo Orestea, al quale ancora oggi si ricorre talora con profitto. Mi è sembrato molto importante ricordare sempre che la componente verbale giunta fino a noi era solo una parte di un linguaggio molto più complesso, fatto di movimento, di musica, di costumi, di colori, di scenografia e di oggetti di scena. Tutti aspetti che possiamo ricostruire solo molto parzialmente, ma che almeno possiamo ricostruire in misura sufficiente a renderci conto della maestria con cui Eschilo tratta lo spazio teatrale e conferisce significati profondi agli elementi visivi e ai movimenti. Penso ad esempio alla stupenda invenzione del sentiero purpureo su cui cammina Agamennone e che solca l'orchestra. Non dimentichiamoci che gli spettatori antichi vedevano quella scena in prospettiva dall'alto. O anche la scena bellissima in cui Cassandra si strappa di dosso le vesti profetiche e le calpesta, accusando Apollo, e tutto questo in presenza di un'immagine del Dio che è in scena. L'attenzione alla messa in scena implica peraltro anche un risvolto problematico. Poiché le scarse informazioni che abbiamo sulla performance antica dipendono in gran parte dal testo stesso, anche in questo caso l'editore spesso si trova alle prese con un ineludibile circolo ermeneutico. Non si può interpretare scenicamente il testo senza prima averlo costituito, ma non lo si può costituire con certezza senza formulare a monte delle ipotesi sulla messa in scena. Così la dimensione teatrale e quella testuale risultano inestricabilmente intrecciate.
ponendo problemi spinosi eppure decisivi per l'interpretazione. Se ci si pone nella prospettiva di un regista teatrale, si capisce immediatamente quale sia l'impatto delle risposte che l'editore deve dare a domande come queste. Clitennestra è in scena o non è in scena durante la parodo quando al verso 83 il coro si rivolge a lei? Oppure all'inizio del secondo episodio, Clitennestra è o non è in scena quando arriva l'Araldo e ascolta o non ascolta il suo racconto? E soprattutto ci scontriamo con una domanda molto importante, e cioè fino a che punto è legittimo intervenire sul testo tramandato per regolarizzare delle situazioni che ci appaiono anomale dal punto di vista della tecnica scenica, almeno per quanto la possiamo ricostruire a partire dal corpus delle opere che sono sopravvissute. Un editore di Eschilo, pur con tutti i limiti imposti dalla documentazione, non può non avere tra i suoi obiettivi anche quello di proporre un testo che funzioni nella realtà della performance scenica. Nel mio lavoro così sono venute a confluire le due direttrici principali di ricerca che porto avanti da molti anni, la direzione filologica e metrica da una parte e quella della ricostruzione scenica dall'altra parte. Cercherò allora di illustrare con qualche esempio, come capite una scelta ristrettissima, però vorrei appunto illustrare i tipi di problemi con cui ci si confronta lavorando su un testo come questo. E comincerei proprio dalla Constitutio Textus, che è un lavoro fondamentale dell'editore. Da questo punto di vista sono profondamente convinto che un editore debba mantenere per quanto possibile una posizione molto aperta, una posizione che gli permetta di percepire tutta la vasta gamma delle possibilità espressive di un testo che è così teso, così ricco sul piano dello stile. E questo significa innanzitutto percorrere pazientemente tutte le strade possibili per interpretare ciò che la tradizione manoscritta ci offre, in un processo continuo di approfondimento delle caratteristiche di un autore che si muove spesso ai limiti della lingua poetica del suo tempo e non di rado li travalica questi limiti con neoformazioni, apax, composti inusitati, costrutti sintattici difficili. Però sarebbe sbagliato tradurre questa attenzione in un passivo atteggiamento di conservazione della paradosis. Nessuna lezione di per sé è preferibile per il solo fatto di essere tramandata. È all'interprete che spetta il compito di dimostrare ogni volta la validità linguistica, stilistica e drammatica di ogni lezione e decidere se e quando sia necessario ricorrere alla critica congetturale, che pure nel caso di una tradizione ristretta e spesso gravemente corrotta come quella dell'Agamennone, è spesso uno strumento indispensabile. La storia critica dell'Agamennone, in generale di Eschilo, vede alternarsi fasi di prevalenza dell'uno o dell'altro atteggiamento, con eccessi evidenti da entrambe le parti. Se il conservatorismo di un Verral, per esempio, all'inizio del Novecento, può apparire a molti inaccettabile, non lo è certo di meno lo sbalorditivo accumularsi di congetture che ha caratterizzato, ad esempio, i decenni tra il 1840 e il 1880. Tanto per intenderci, le congetture accumulatesi nei repertori ad oggi superano abbondantemente le 20.000. La lunga pratica di studio di un testo così complesso mi ha portato a convincermi del fatto che la netta contrapposizione fra questi due atteggiamenti debba essere abbandonata una volta per tutte. Non si può operare una scelta di campo a monte del lavoro editoriale, perché ogni problema è un microcosmo che va affrontato senza pregiudizio, scegliendo di volta in volta se conservare o correggere solo sulla base di una valutazione dei dati disponibili. Quindi questo processo non può che fondarsi su uno studio continuo di tutte le questioni relative alla lingua, allo stile, alla metrica, che oggi ci è reso più agevole dalle possibilità meravigliose che ci offrono i mezzi elettronici, che ci permettono verifiche esaustive e quindi consentono progressi a volte piccoli, a volte più significativi. E io credo che proprio in questo paziente lavorio, più che nelle singole decisioni testuali e interpretative che di volta in volta si assumono, sono convinto che in questo consista il vero contributo duraturo del lavoro degli editori e dei commentatori. Perché, appunto, come ci insegna una celebre poesia di Cavafis, le esperienze compiute durante il viaggio verso Itaca sono molto più importanti dell'approdo stesso sull'isola. Per orientarsi nel mare aperto dei problemi testuali di Eschilo, è stata necessaria una rivisitazione radicale delle possibilità ermeneutiche che ci sono offerte dagli strumenti su cui tradizionalmente poggia il nostro lavoro editoriale ed esegetico. Il punto più delicato in particolare riguarda i limiti del metodo statistico induttivo su cui si basa largamente la nostra valutazione dei fenomeni di lingua, stile e metrica, intendo appunto noi
studiamo estensivamente tutte le attestazioni di un fenomeno, vediamo le percentuali con cui esso si presenta e le percentuali in cui invece il fenomeno appare o una presunta tendenza appare non rispettata, e sulla base di questo formuliamo delle tendenze e poi leggi. Questo metodo fu applicato ai primi dell'Ottocento ai testi tragici su larga scala da Porson per la metrica e da Peter Elmsley per la grammatica del dialetto attico. A loro dobbiamo innumerevoli miglioramenti dei nostri testi, i loro nomi meritatamente compaiono a ogni piè sospinto negli apparati delle critici delle nostre edizioni. E tuttavia quel metodo ha anche delle conseguenze insidiose, perché ci espone al rischio di elevare troppo rapidamente a regola delle tendenze che sono riscontrabili solo per via statistica e a volte sono fondate su dei campioni troppo limitati per essere attendibili. Voglio dire, per esempio, che un conto è praticare l'osservazione statistica su una base ampia, come quella di parecchie migliaia di trimetri giambici, arrivando a stabilire un canone celebre come la cosiddetta legge di Porson, la cui violazione giustamente è da considerare sospetta. Un altro, per esempio, è ricavare leggi su base statistica su un campione molto più limitato, come può essere ad esempio quelle del ristretto numero di versi docmiaci o di versi ionici che abbiamo in tragedia. Inoltre, la progressiva eliminazione per via congetturale, generazione dopo generazione, delle cosiddette anomalie o eccezioni metriche e linguistiche ha finito per alterare la nostra percezione dei fenomeni, introducendo l'idea che tendenzialmente ciò che è regolare è autentico e ciò che è irregolare è sospetto di corruzione. Questo atteggiamento ha prodotto delle edizioni critiche che soddisfano la logica razionale dei critici moderni, ma talvolta obliterano dei tratti peculiari che potrebbero invece appartenere all'edizione originaria del poeta, benché a noi appaiano anomali. Allora, comincerei con un esempio metrico. Limiterò la metrica al minimo indispensabile, ne farò solo un esempio, diciamo, e mezzo, al punto di 1 e di 2. Vedete, Agamennone 1117, che corrisponde metricamente a 1128, e 1143, 1153, anche questi in responsione. Allora, l'utilizzatore di una edizione critica moderna diversa dalla mia, per esempio quella di West o quella di Sommerstein, che sono ottime edizioni attualmente in uso, trova nel testo, in questo passo, non la forma che io ho messo, che è quella che è presente nei manoscritti, cioè acorestos, in entrambi i due versi, ma trova invece quella che è questa forma acoretos, che vedete evidenziata in giallo, acoretos con epsilon, che è una forma introdotta da Gottfried Herrmann per congettura in entrambi i passi. Questa congettura è stata fatta ovviamente per ragioni metriche, al fine di eliminare una rara responsione fra un cosiddetto docmio ad attacco anapestico, l'ho evidenziato anche qua in giallo, vedete, un docmio che comincia con due brevi, in entrambi i casi si presenta, con invece nell'antistrofe un docmio di forma più normale. Ciò che la maggior parte dei lettori non può ricavare dall'apparato delle edizioni e che nessun commentatore ricorda è che quella congettura fu fatta nel 1796 da un Herrmann 24enne che aveva seguito le lezioni di Kant e che appunto aveva formulato un'innovativa teoria metrica formulata in base all'idea kantiana di ragion pura. Per Herrmann il ritmo è una concatenazione di cause ed effetti che esiste a priori nella mente umana e che può dunque essere percepita a prescindere dall'esperienza ed essere applicata deduttivamente, qui siamo sul versante opposto rispetto al metodo induttivo, può essere applicata deduttivamente allo studio dei casi concreti. Questi casi concreti non potranno ogni volta che confermare la ratio stabilita a priori dall'interprete. Tutto questo ragionamento sta dietro a quanto Herrmann scrive a proposito dei due passi dell'Agamennone con una brevitas sublime, scribe acoretos. Questo è quanto lui ci dice, tutto il resto ce lo dobbiamo andare faticosamente a ricostruire leggendo le sue opere giovanili che oggi non molti frequentano più. La teoria di Herrmann è stata poi sottoposta a decisive critiche già da alcuni contemporanei ed è stata abbandonata, però si è andata a combinare con i dubbi che nel frattempo stava sviluppando invece in base al metodo statistico induttivo August Seidler, che nel 1811 pubblica un celebre studio sui docmi e sostiene che il docmio ad attacco anapestico non è legittimo e dovrebbe essere eliminato per correzione dai testi tragici. Così la congettura di Herrmann è diventata vulgata in tutte le edizioni successive.
noi abbiamo, ad esempio, in Eschilo, un caso, almeno un caso sicuro, sono più di uno, ho preso solo quello sicuro, un docmio di forma ad attacco anapestico, che naturalmente, se non lo si corregge, nei testi, nei manoscritti noi lo troviamo, che è quello che vedete su P840, Poliai monfoni os apocopacratos, questo è il docmio ad attacco anapestico. Un'altra cosa che mi colpiva molto è che nell'Agamennone questa responsione irregolare ricorre due volte a breve distanza. Ora, una delle prime cose che ho imparato in filologia è che non è metodico correggere due occorrenze che si sostengono l'una con l'altra, facendo sparire completamente il fenomeno. Ma se questo non bastasse, scopriamo che c'è una responsione identica in Sofocle, nell'Aiace, al verso 350a, che corrisponde a 358a, dove nei manoscritti si trova il docmio Alianos Epebas, che è appunto un docmio ad attacco anapestico. E guarda caso, anche questo passo è corretto da Hermann nella stessa opera del 1796, scrivendo al posto di Alian, che è il normale femminile dell'aggettivo, la forma Alion. Certo, Hermann sapeva bene il greco tragico e sapeva che in tragedia si possono utilizzare le forme a due uscite al posto di quelle a tre, però qui lui la introduce solo per togliere la responsione che gli dà fastidio. Ci sono poi altri casi di questa responsione, ne ho elencati due, Elettra e Baccanti, in cui anche qua guardate il primo, per esempio, il testo ha Sketlia time gunai, Sketlia è un femminile, va benissimo, ci si sta rivolgendo a una donna, e Tigol lo corregge in Sketlie, presupponendo un raro uso del maschile per una donna. Ma insomma, si può dubitare di questo naturalmente. Quindi la necessità metrica della correzione è dubbia quantomeno. Ma la perplessità aumenta nel momento in cui si vada ad osservare che la forma acoretos con epsilon che Hermann introduce non esiste nel greco documentato, ma si tratterebbe di una neoformazione coniata da Eschilo per evitare il problema metrico, il che è abbastanza curioso, forse Eschilo aveva anche altri mezzi per evitare un problema metrico. In tutto il corpus della letteratura antica noi troviamo compattamente la forma acorestos sigmatica, oltre 90 attestazioni, ho citato nell'handout quelle tragiche, vedete, e poi troviamo come alternativa la forma acoretos con eta, che però è rigorosamente limitata alla poesia esametrica. Blomfield nel 1818 suggeriva che Eschilo avesse creato acoretos con epsilon per imitazione di acoretos con eta epico, che naturalmente non poteva andare bene nel passo dell'Agamennone perché metricamente equivale ad acorestos, cioè c'è la lunga e quindi ci voleva invece la breve. Se non che anche qua è curioso che nei Persiani 999 Eschilo riprenda il nesso epico Maches Acoreto, insaziabili di battaglia, trasformandolo in Aikmas Acoreston, e come vediamo qui trasforma l'epico Acoreton con eta nel normale Acoreston attico, diciamo. Dunque, perché una bizzarria linguistica come Acoretos con Epsilon dovrebbe essere di per sé preferibile a una rara responsione richiesta da Acoretos? Sulla base di queste riflessioni, io sono così tornato in solitudine, devo dire, al testo precedente ad Hermann, nella convinzione che a volte il progresso possa anche richiedere un passo indietro. Naturalmente, non sempre la difesa della paradosi è la strada migliore. Al punto E vi ho citato un passo celeberrimo, sempre della Parodo, sono dattili, oium metis agateo tecne phasae protupenstomion megatroias, sono le parole di Calcante che sta interpretando il celebre prodigio delle aquile. Qui c'è nei manoscritti la parola ata, ma la parola ata andrebbe a cadere in un punto, cioè questo sostanzialmente, in cui deve esserci per forza una breve, e quindi bisognerebbe presupporre una prosodia di ate che è impossibile perché ate deriva appunto da avata e quindi è lunga. Ci sono stati dei tentativi prima da parte di Douglas Young negli anni 60 del secolo scorso e più di recente invece da parte di Gloria Ferrari di difendere questa prosodia, ma in realtà la congettura ancora di Hermann qui è bellissima. Hermann recupera aga, che paleograficamente è perfetto, e che trova poi ovviamente conferma in Esichio, che cita il termine aghe, agais, come un termine eschileo, e quindi è anche presente nella tragedia Le Tracce, e che introduce un tema
assolutamente perfetto nel contesto, che è quella dell'ostilità degli dèi, la aga theozen. Quindi in questo caso direi che Hermann qui aveva lavorato più che bene. Vediamo adesso un caso di regolarizzazione linguistica al verso 675, punto F. È il punto in cui il messaggero, l'araldo, sta raccontando della tempesta e dice che si sono tutti persi di vista durante la tempesta, e poi dice che però quanto a Menelao aspettati che torni, insomma c'è speranza che ritorni. Qui il problema è costituito dal nesso prosdoca molein, che si può interpretare in due modi. Uno è quello che dà all'aoristo molein valore di passato e a prosdoca il significato di pensare, supporre, cioè presumi che sia già tornato. Questa ad esempio è l'interpretazione di Frenkel. Questa interpretazione crea delle difficoltà di senso notevoli, non posso adesso discuterle in dettaglio. L'altra interpretazione è quella che dà a Molein il valore di futuro e a Prosdoca il valore più comune di aspettarsi. Quindi, quanto a Menelao, aspettati che ritorni. E questa è l'interpretazione senz'altro preferibile. La previsione del ritorno di Menelao corrisponde al fatto che, come gli altri superstiti della flotta argiva, probabilmente credono morti gli uomini della nave di Agamennone che hanno perso di vista, così i sopravvissuti arrivati in Argo credono morti gli altri compagni scomparsi, ma forse si sbagliano, quindi potrebbero essere in errore ed è legittimo pensare per il meglio. Se non che, contro questa interpretazione, ha pesato la convinzione che un infinito aoristo senza an, in dipendenza da un verbum putandi, come in questo caso, non possa indicare un'azione futura, secondo una norma che fu stabilita nel 1871 da Madvig negli Adversaria Critica. Molti editori di tragedia sulla scia di Madvig hanno sistematicamente corretto tutti i casi documentati in cui c'è un aoristo senza an, un infinito aoristo senza an che si riferisce al futuro. Questa correzione è ovviamente facile tutte le volte che si tratta di aoristi sigmatici che finiscono in zastai e che si vengono trasformati regolarmente in futuri zestai, cambiando l'alfa in epsilon. Nel nostro caso, però, molein non è facile da sostituire con un futuro e quindi si è ricorsi o alla correzione, appunto melein, vedete, correzione di Arends, e oppure, o anche in combinazione, all'ipotesi di una lacuna posta prima o dopo il verso 675 che permetta di ovviare al problema. Eppure, già Classen e Stoip nel commento a Tucidide avevano mostrato che la regolarizzazione sistematica di queste forme è arbitraria. Vi ho elencato, non sto naturalmente a entrare nel dettaglio, ma vi passo rapidamente in rassegna una serie di attestazioni di questo uso, che è documentato per esempio con el pis, el piso, e questo è normale, o con eikos esti. Poi è documentato con i verba dicendi, per esempio nei 7, vedete 428-29, fesin sketein, dice che prenderà in Sofocle, in Euripide, vedete. È documentato anche per i verba putandi, ad esempio lo si trova in Sofocle, nella Iace, nell'82-83, con il verbo nomizo, nomize pesein, vedete, quindi nomize pesein. E poi è documentato in Lisia, per esempio, in Lisia 12, per esempio, con oiomai, oonto, ctesastai, e via dicendo. E in particolare, però, vorrei soffermarmi su questi casi in cui lo troviamo con dokein e prosdokein. Sofocle Elettra, eisoi dokei dexastai, un caso nell'Oreste di Euripide, un altro in Erodoto. Tenete conto che in tutti questi casi sono state proposte correzioni regolarizzanti, no? Però ce n'è uno in Andocide che a me sembra decisivo anche per il nostro passo dell'Agamennone. Ec gartu pollemon cronistenton, Corinton elein prosdocosi. Visto il prolungarsi della guerra, pensano che prenderanno Corinto, prosdocosi elein, come esattamente abbiamo qua, prosdoca molein. Quindi anche qua credo che questa ipotesi di lacuna, che per esempio compare in Sommerstein, sia da non prendere in considerazione. Fin qui erano problemi di tipo esclusivamente linguistico o metrico. Vediamo qualche caso in cui i problemi invece vanno a toccare il senso. Al verso 1235, parla Cassandra che sta cercando una definizione per un mostro qual è Clitemnestra, e la chiama al verso 1235 Adumetera, madre di Hades, e questo è un nesso molto difficile che adesso non discuto, e poi dice Aspondon taran filo ispneusan, che soffia contro i suoi cari una maledizione. Aspondon, ho tradotto implacabile, ma ora ne discutiamo. Quasi tutti gli editori qui non lasciano il testo tradito aran, ma
ma stampano la congettura di Franz Hare, una congettura in sé non tutt'altro che malvagia, nel senso che si avrebbe questo nesso pnein Hare, soffiare Ares, che potrebbe essere preparatorio rispetto all'immagine successiva, quando si dice che appunto lei ha gridato di gioia come in battaglia quando il nemico è in rotta, quindi sembrerebbe, Ares servirebbe a introdurre il tema della guerra. Alla paradosi, Aran, Aspondont Aran, è stata imputata da una parte la stranezza dell'espressione Pnein Aran da alcuni commentatori, e poi soprattutto il fatto che l'epiteto Aspondon, senza tregua, tra l'altro è la prima attestazione nota di questo aggettivo in greco, non sembra idoneo per una maledizione. Questo era un argomento di Lobeck ripreso da Frenkel, che scrive appunto che le guerre sono terminate dalle spondai, ma non le maledizioni. Quindi Frenkel corregge naturalmente. Ora, il primo dei due argomenti sulla stranezza di Pnein Ara scala immediatamente quando si osservi che Euripide nelle Fenice presenta esattamente questo stesso nesso, 876-77, ec depneus eutois aras deinas, dove c'è esattamente lo stesso costrutto con il dativo della persona contro cui si scaglia la maledizione, che in quel caso sono i figli. Sembrerebbe imprudente rinunciare a un nesso così peculiare, per il quale addirittura si potrebbe ipotizzare che Euripide abbia tratto spunto da Eschilo, addirittura. Il problema perciò si focalizza sull'aggettivo aspondos. È vero che il termine altrove di regola è associato alla tregua, alla guerra, però non è impossibile, come suggeriva già nel 1829 Näcke, che qui Eschilo abbia operato un procedimento che spesso mette in atto, che è quello di rietimologizzare dei composti che si siano già da tempo cristallizzati in un significato diverso. E quindi aspondos qui potrebbe significare una maledizione a placare la quale non valgono le libagioni. Per farvi un esempio di questo tipo di fenomeni, al verso 471 dell'Agamennone, Afton non Olbon, che è un nesso che ci rimanda a Solone, per esempio, a Aftonos Pluto, se via dicendo, non significa abbondante ricchezza, come invece di regola accade per questo composto, ma significa una prosperità che non suscita invidia, cioè qui Eschilo rietimologizza il composto, e questo potrebbe essere avvenuto anche nel passo che stiamo discutendo. La scelta dell'epiteto potrebbe anche essere stata influenzata dal fatto che si sta parlando poco prima di Hades, si è parlato di Hades, che è un dio a cui notoriamente non si offrono libagioni. Questa è solo una suggestione, ma potrebbe funzionare. Ma mi sembra interessante soprattutto il fatto che più avanti, nel grande dialogo lirico dopo il delitto, Clitennestra dice che vorrebbe stipulare un patto giurato, Orcus Temene, con il demone della stirpe dei Plistenidi per fermare il seme della maledizione. Infatti, questi versi sono immediatamente preceduti da questi altri due, dove lei dice, dove il coro dice, scusate, Ti san gonan araion ec balo idomo, chi potrebbe cacciare dalla casa il seme della maledizione. E Cassandra vorrebbe farlo con un patto giurato. Ora, quindi l'idea sembrerebbe dunque non del tutto falso il fatto che una maledizione si possa fermare con un patto e che a questo patto si possa associare l'idea di spondè, di libagione. Interessante anche notare l'uso particolare che fa Euripide nell'Oreste 1680 del verbo spendomai, quando dice Oreste alla fine spendomai dei sulforais, cioè stipulo una tregua con le mie sventure. E un'altra cosa che si può osservare è che se accettiamo la lezione tradita nel passo appena discusso, allora si può interpretare anche, forse in modo più pieno, la coppia di versi 1397-98, quando Clitemnestra dice che Agamennone, dopo aver riempito nelle case un cratere di tanti mali esecrabili, il greco è kakon araion, quindi di nuovo l'idea della maledizione, adesso lo svuota fino in fondo. Cioè questo cratere di mali Araion è esattamente la realizzazione di quello che Cassandra dice nel passo precedente, cioè che lei, Clitemnestra, soffia nei confronti dei suoi cari un aspondon Aran. Quindi perché anche in questo caso eliminare anche questa corrispondenza correggendo un nesso raro e che in fondo può trovare una spiegazione abbastanza credibile? Anche in questo caso mi sono risolto a conservare la tradizione.
Passiamo a un altro caso molto significativo, al punto H. Altro passo celeberrimo, Clitennestra racconta spietatamente come ha ammazzato Agamennone, come lo ha colpito per 3 volte, e dice che il terzo colpo lo ha aggiunto quanto Agamennone è già caduto, dice «Tuk kataktonos ad un ekron soteros euktai ankari», caduto come gradita offerta che accompagna la preghiera per il sotterraneo Hades, salvatore dei morti. Il testo che vi ho riportato è il testo della mia edizione, ma la maggior parte degli editori in questo punto accolgono una correzione che risale a Enger al 1854, che sostituisce il nome di Hades con il nome Dios. C'è anche un'alternativa proposta da Zakas nel 1890, Zenos, o anche Teu, ma insomma quasi tutti stampano Dios. Questa congettura ha avuto grandissima fortuna perché restituisce la denominazione di Zeus sotterraneo, che Eschilo utilizza per Hades nelle supplici 156-157, dove c'è ton gaion, ton pulixenota, ton zena, ton kekmekoton. E poi anche nelle supplici 230-31 si parla di un altro Zeus che sta fra i morti e si può risalire fino al modello omerico del nono dell'Iliade, dove si parla di Zeus sotterraneo, Zeus Cataktonios. Quindi quasi tutti hanno accettato questa congettura e si tratterebbe di un classico caso di grossa intrusa, cioè una tipologia molto frequente di corruzione. Qualcuno, per spiegare l'espressione Zeus sotterraneo, scrive a margine Adu e poi Adu entra nel testo e soppianta la lezione originale. Allora, questo basta a Frenkel e a Dennis Stonepage per liquidare in una riga la lezione tradita come una banalizzazione evidente. Però, se guardiamo a quella lezione senza pregiudizio, ci accorgiamo che potenzialmente Adu esprime una carica blasfema ancora più potente di quella che risulta dalla correzione. È una carica blasfema perfettamente in linea con la natura del discorso di Clitemnestra. La presenza del nome di Hades acuisce la perversione del rituale della terza libagione da parte dell'assassina. La terza libagione, che nei banchetti si offre sempre a Zeus Salvatore, qui viene offerta ad Hades. E non soltanto, ma si ha un inusitato e veramente blasfemo accostamento del nome di Hades all'epiteto Soter, che non gli spetta, perché Soter è epiteto soltanto dello Zeus Supero. Non a caso questa osservazione è fatta, credo giustamente, da Fromm Zeitlin nel suo famoso articolo del 1965 a proposito della corruzione sacrificale in Eschilo. Osservo anche che l'improprietà religiosa di questa frase risulta acuita perché se c'è il nome di Hades, se viene pronunciato il nome di Hades, questo nome entra in cortocircuito con il nesso Euktaian Karin, un nesso che di per sé ricorda la preghiera e che ritroviamo tra l'altro, vedete, in un frammento 55.4 di Eschilo, riferito a Zeus Soter, per la terza libagione che viene chiamata Euktaian. Ora, tutti ricordiamo che la preghiera è una forma di comunicazione fra umano e divino, dalla quale il dio della morte normalmente è escluso. Hades è il nome del dio che non si prega, tant'è che, per esempio, quando questo accade, come in Sofocle di Apollonio 1556-58, bisogna aggiungere questa precisazione: «Eite misesti moi, se mi è lecito venerare con preghiere la dea invisibile e te, Adoneo». Quindi, come possiamo essere certi che lì Eschilo abbia scritto Dios e non invece Adu? Enger lamentava l'inutilità della determinazione tu kataktonos, perché dire sotterraneo se si parla di Hades? Ma qui veramente basta elencare questi tre passi che ho messo insieme per far vedere che in realtà è assolutamente normale chiamare Ade ktonios, anzi addirittura nell'Alcesti katagas ktonion, come vedete. Allora, in un caso come questo io ho ritenuto giusto stampare il testo tradito e riservare la congettura all'apparato, e sarà poi il lettore a valutare e a decidere. Per contrario, ci sono invece delle circostanze in cui, anche se la paradosi è difendibile, si devono comunque aprire delle finestre in direzione di possibili congetture interessanti. Per esempio, nel terzo stasimo, al verso 997, al punto I, i manoscritti tramandano l'immagine, che non è priva di difficoltà, del cuore telesforois dinais cuclumenon, il cuore che si volge in vortici che porteranno compimento, è la famosa sensazione del travaglio inferiore che è profetico.
Questa lezione si può spiegare interpretando Q-Clumenon come una forma di Q-Cleo, ma credo che non si possa in questo caso non avvertire il lettore dei pregi di una congettura fatta da Condos prima e poi riproposta da Headlam, che è Q-Comenon. Q-Comenon che riprenderebbe direttamente un eco, cioè comporterebbe un eco Archilochea, al famoso frammento del tu me Q-Comene, chedesin, d'accordo? Il verbo Q-Castai effettivamente è associato con il dolore che travaglia il cuore, ci sono almeno due frammenti che vi ho riportato in cui si trova questo nesso, cardias Q-Comenes, Q-Cosing Anthropon Care, tra l'altro il secondo, il frammento 664, è il famoso frammento di Gige, di cui si dubita se sia una tragedia di epoca alta, quindi potenzialmente contemporanea di Eschilo, oppure invece una tragedia ellenistica, ma non apriamo questa parentesi che ci porterebbe lontano. E poi ho trovato anche una serie di attestazioni in cui Q-Castai è associato con l'azione di un vortice. Quindi in questo caso io credo che la congettura meriti senz'altro l'onore dell'apparato e vada ricordata perché apre una finestra verso una possibile interpretazione diversa del passo. Per chiudere la parte testuale, ho scelto un esempio che invece ci mette di fronte a un altro tipo di insidia che si riscontra in Eschilo. Eschilo è un autore che ha una immensa ricettività nei confronti dei linguaggi tecnici. Nella poesia di Eschilo compaiono il linguaggio medico, il linguaggio giuridico, il linguaggio, ce ne sono tantissimi, il linguaggio della marineria e via dicendo. Ma naturalmente ogni volta che noi individuiamo o crediamo di individuare un termine tecnico, corriamo sempre un rischio, che è quello di attribuire ad Eschilo un utilizzo tecnico di un termine che forse potrebbe non essere invece utilizzato fedelmente rispetto alla sfera tecnica da cui proviene. Vi propongo un caso, Agamennone 1196-97, in cui ci sono molte difficoltà. Qui c'è Cassandra Cassandra ha detto molte cose del passato della casa degli Atridi e si rivolge al coro chiedendo una testimonianza relativa alla sua attendibilità. Dice, vuole una testimonianza che lei ha detto il vero. La natura di questa testimonianza però è oggetto di una controversia molto, molto vivace che coinvolge anche l'assetto testuale. Il punto più delicato riguarda il significato dell'imperativo Ec Martyreson. Molti commentatori, a partire da Arendts nel 1860, hanno fatto leva su alcune testimonianze che vi ho riportato qua sotto, dell'Etymologicum Magnum et Hesychio, per sostenere che il verbo Ec Marturein significa, vi riporto, ecco la definizione di West, vedete, testimoniare sotto giuramento che una persona non presente nella corte ha fatto certe dichiarazioni, cioè sarebbe qualcuno che in tribunale dà una testimonianza riportando le parole di qualcun altro. E questa è la spiegazione che viene data nei tre passi dei lessici che vi ho citato sopra. Vedete anche Arpocrazione, la marturia dei presenti, la ec marturia degli assenti, eccetera, eccetera. Allora, con questa interpretazione del verbo, Cassandra verrebbe a chiedere ai vecchi di Argo di raccogliere la sua testimonianza per poi ri riportarla in un tempo a venire, quando lei sarà morta, di fronte ad altri, come conferma della sua veridicità. Però, se guardiamo più attentamente, andiamo a guardare non soltanto i lessici, ma gli oratori, quindi coloro che praticamente utilizzavano questo linguaggio giuridico, ci si accorge che sulla procedura delle marturie si deve arrivare a conclusioni diverse. Il verbo ec marturein ha una valenza tecnica che si riferisce specificamente all'atto del testimone che, impossibilitato a presentarsi perché è malato o perché è assente, rilascia di fronte ad una o più persone una dichiarazione scritta che sarà letta in tribunale e autenticata da coloro che l'hanno raccolta. Vedete, primo passo di Iseo 3:21 dice: noi raccogliamo l'ec marturia alla presenza di più persone perché non sia possibile all'ec marturesas, cioè a colui che ha dato la testimonianza, negare in seguito, d'accordo? Nell'altro caso parla di un'ec marturia presa alla presenza di due persone che erano capitate lì per caso. L'atto invece del raccogliere da un altro che non può presentarsi in tribunale la sua testimonianza per poi portarla in tribunale viene definito ec marturian poiein, cioè
fare una ECMAR-teoria. Ecco, quindi è qualcosa di diverso, e ne ho citato, come vedete, tre passi, sempre da Iseo, che spiega molto bene di che cosa si tratta. Si parla di raccogliere una ECMAR-teoria. Poi ci sono altre fonti raccolte nei manuali di Lipsius e di Harrison. Allora, se qui Cassandra chiedesse al coro di raccogliere la sua testimonianza per riferirla poi ad altri in sua assenza, il verbo non potrebbe essere ekmarturezon, perché di ekmarturezon il soggetto dovrebbe essere lei che dà la ekmarturia, mentre invece per il coro ci vorrebbe ekmarturian poiein. Questa considerazione ci obbliga ad abbandonare l'interpretazione di Arendt e a considerare piuttosto un significato che invece è testimoniato in tragedia, che è il verbo ekmarturein nel senso di testimoniare apertamente, testimoniare pubblicamente, quindi con un uso del prefisso ek che non è tecnico, in questo caso non è riferito all'ekmarturia, ma semplicemente a una valenza più generale che tra l'altro qui funziona perfettamente, testimonia apertamente, testimonia di fronte a tutto, a tutti. Restano però altri problemi. Il problema più serio, torno un attimo al passo da cui siamo partiti, è questo logo all'inizio del verso 1197 che pone un problema perché se lo si collega ad eidenai, cioè testimonia che io conosco le colpe antiche di questa casa, logo per fama, non è accettabile perché Cassandra non conosce queste cose per fama, per sentito dire, ma per le sue qualità profetiche che non può sminuire lei stessa in questo modo. Convinti che l'unico costrutto possibile sia quello che lega logo ad eidenai, molti editori, Hermann, Frenkel e poi anche West, considerano corrotto il passo e quindi intervengono. West, per esempio, pone la croce al logo, poi vedete ci sono una serie di possibili congetture formulate da West e da altri, oppure ricorrono a una modificazione che è quella di intervenire sulla parte finale di 1196 scrivendo non me eidenai, cioè me pronome, ma me eidenai, introducendo quindi la negazione me. E allora questo cambia mol di molto le cose perché con questa struttura sembra difficile sostenere che il coro, che Cassandra dica testimonia che io conosco. Quando il soggetto non è espresso è quasi inevitabile che il soggetto dell'infinito sia lo stesso dell'imperativo ekmarturezon, quindi dovrebbe essere il coro. E allora la frase deve essere intesa, come la intende Frenkel, come una sfida, testimonia che tu non conosci queste antiche vicende della casa. Giura che non sei a conoscenza per fama dei crimini antichi. Qui di nuovo entra in gioco il linguaggio giuridico, perché Sommerstein individua in questo passo il riferimento a una forma embrionale di quella che nel IV secolo diverrà poi la procedura detta exomosia. Exomosia. E quindi che cos'era l'exomosia? Era la procedura per cui un testimone, chiamato a testimoniare un certo fatto, se non voleva confermare ciò che la parte convocante voleva che lui attestasse, doveva prestare giuramento di non sapere che quell'affermazione era vera. Quindi si tratterebbe di un giuramento in negativo, dico di non sapere, questo chiederebbe Cassandra al coro. Se non che però anche questa volta il richiamo della dimensione giuridica si rivela illusorio. A parte il fatto che il verbo qui è proomnium e non exomunium, questo potrebbe non essere importante, ma soprattutto dalle fonti risulta chiaramente che la exomosia è un procedimento alternativo alla testimonianza, perché, come ci dice Iseo e come ci dice Demostene, o si testimonia o si pronuncia la exomosia. E quindi le due cose si escludono a vicenda. Quindi il nesso ekmarturezon prumosas che troviamo in Eschilo sarebbe improprio. Quindi questo argomento a sostegno della congettura me eidenai cade. Poi resta naturalmente da decidere se la si voglia accogliere comunque. Io preferisco di no, perché non trovo adatto in questo passo che ci si vada a concentrare su ciò che sa il coro. Qui al centro dell'attenzione c'è ciò che sa Cassandra. Ma insomma, questo naturalmente è uno dei tanti passi in cui resta aperta la discussione. Io penso che logo, come suggerisce Davis in un articolo del 1992, scusate, torno ancora al passo, logo possa anche legarsi a palaias.
Vicende antiche nella fama, come si dice appunto nel secondo Stasi, ma verso 750, Palaifatos Logos, cioè Cassandra vuole sottolineare come lei, una straniera che non dovrebbe sapere nulla della casa in cui l'hanno portata, ha colto con precisione dei fatti che sono ben noti agli abitanti perché oggetto di molti racconti. Qui chiudo la parte testuale e mi avvio un po' rapidamente a toccare delle questioni di più ampio respiro, di cui magari discuteremo se volete, insomma, ci torneremo nella discussione. L'attività del commentatore è in prima istanza un'attività di selezione. Ora, questa è una scelta estremamente difficile, è quella di decidere quanto far arrivare nelle proprie note di una produzione critica enorme, tumultuosa. E mi riferisco soltanto in questo momento ai contributi pubblicati tra il 1950, l'anno del commento di Frenkel, e il 2015. Vi ho messo una bibliografia minima a cui faccio riferimento. Ci sono stati studi che hanno profondamente influenzato e modificato la nostra percezione dell'opera, per esempio gli studi sui complessi metaforici, sulle catene di immagini che permeano la trilogia, qualche nome, Knox, Smith, Fowler, Lebec, Petrunias, Herriot, Moreau e via dicendo. C'è stato un dibattito estremamente articolato sulla caratterizzazione o non caratterizzazione psicologica dei personaggi, anche qua vedete studi importantissimi come Jones, Doe, Easterling, Rosenmeier e poi il dibattito fra Gould, Goldhill e poi i lavori di Gill. Qui scusate, è entrato Barbara Kurt che non doveva esserci qua. Ci sono state discussioni molto importanti della funzione del coro, ne ho citate qui alcune, in particolare un libro del 2009 di Gruber, che è uno studio molto dettagliato. Ci sono stati, cioè prendere posizione sulla funzione del coro in Eschilo è naturalmente molto importante per poi arrivare alla interpretazione. Poi ci sono state delle importanti discussioni sull'antico tema, che però attualmente sta tornando di interesse, del rapporto fra uomini e dei e dei fattori che determinano le azioni degli esseri umani, con studi celebri come quelli di Williams, della Nussbaum, e i più recenti studi di Sewell Rutter sulla colpa ereditaria, sul libro di Judith Lacombe del 2010, gli scritti di Lawrence, di Rader, ma è una scelta naturalmente una scelta molto. Ci sono stati dei grandi progressi in relazione a dei concetti complessi come Ibris, Ate, per esempio il libro di Fischer, l'articolo di Neuburg su Ate, oppure il dibattito su Ibris fra Fischer e Keynes, lo scritto recente di Sommerstein e via dicendo. E poi ci sono state interpretazioni importanti in relazione al trattamento del tempo, dei legami generazionali, gli studi della Föllinger, della Kyriakou, e ancora importantissimi studi sulla distorsione di pratiche, linguaggi rituali o comunque religiosi, l'articolo che ho già citato della Zeitlin, i lavori di Sifford e Rem sul matrimonio tragico, di Mitchell Boyars sulla scena di Cassandra, di Roth sulla Xenia, di Goethe sull'Eufemia e ancora importanti studi sul contrasto fra i generi e sulla peculiarità del discorso femminile in Eschilo, per esempio il lavoro della Foley, della McClure, della Gerolemu e via dicendo. Naturalmente, il desiderio di informare in modo più ampio possibile confligge con la necessità di selezione, ma anche porta a fare i conti con delle valutazioni specifiche di opportunità. Farò solo un esempio. Naturalmente non potevo mancare di illustrare le principali catene di immagini che sono presenti nella tragedia, mostrando come Eschilo spesso crei immagini, situazioni sceniche, polisemiche, che si caricano di significati simbolici potenzialmente ambigui. Però mi è sembrato anche necessario reagire e porre un freno a una tendenza troppo diffusa ad attribuire alle catene di immagini un significato autonomo che si sovrappone alla specificità drammatica di ciascuna scena e all'abuso della categoria di ambiguità e del rischioso concetto di evocazione. Io penso che una critica che, considerando tutti i significati possibili di ogni parola, approdi all'idea che il poeta intenda sempre attivarli tutti, questo rischia di dissolvere l'atto interpretativo nell'elencazione di una serie di possibilità astratte che però attribuiscono all'autore delle sottigliezze che magari non ha mai concepito. Per me quello che conta sono gli elementi del contesto drammatico, che sono gli unici che ci possono guidare nel capire se l'autore ha sentito e voluto creare una particolare associazione
che è significativa ai fini del suo progetto drammatico. Faccio un esempio. Nelle mie note di commento alla terribile narrazione della morte di Ifigenia, do molto spazio alla simbologia polisemica che è legata alla veste gialla che la ragazza indossa al momento del sacrificio. Il colore croceo della veste, infatti, è associato da una parte con la regalità e con la ricchezza ed è adatto per una veste da indossare in un'occasione solenne, come potrebbe essere un matrimonio che poi si rivela invece essere un non matrimonio ma la morte. E poi si coglie anche un richiamo omerico, la veste crocopeplos, che è epiteto dell'aurora. Ma soprattutto nel colore di questa veste si cela un richiamo che è stato ben illustrato da vari studiosi, con il rito a cui, con delle giovani ateniesi che passavano dall'infanzia alla pubertà, e cioè la Arcteia cosiddetta, in onore di Artemide Brauronia, durante il quale, rito durante il quale le ragazze indossavano il crocotos, la veste gialla. Ce ne parla Aristofane nella Lisistrata. Considerando che Ifigenia è una figura strettamente connessa con il culto di Brauron, è più che verosimile che Eschilo abbia inteso richiamare, quindi far entrare in gioco drammaticamente qui la figura delle piccole orse, le ragazzine che si travestivano da orse, presentando una versione stravolta di un rito nel quale la vergine si avvia non all'età adulta e alla dimensione matura della sessualità del matrimonio, ma invece alla morte. Se invece, ad esempio, prendiamo l'opinione di alcuni commentatori che hanno sostenuto che quando Calcante, al verso 141 della Parodo, parla di Artemide che ama i piccoli dei leoni, beh, hanno sostenuto che questa menzione dei leoni è già una allusione a Ifigenia, perché Ifigenia appartiene alla stirpe degli Atridi e alla stirpe degli Atridi nel seguito viene associata l'immagine del leone. Questo, secondo me, non tiene adeguatamente conto della progressione drammatica. E quindi lo spettatore non avrebbe gli elementi che lo guidano nel creare un'associazione di questo genere. E se vogliamo restare al leone, non credo che si possa seguire Knox, che in un articolo molto fortunato del 52 espandeva il significato di questa immagine fino a trovare nel leone un richiamo a quasi tutti i personaggi della trilogia. Il leoncino del secondo Stasimo per me resta in via prioritaria Elena. Chiudo con un breve accenno agli studi di carattere antropologico e storico-religioso che hanno contribuito a penetrare gli svolti importanti del testo e che ci danno spesso dei contributi importanti. Per esempio, a differenza di quello che pensa Frenkel, io credo che nel difficile passo in cui si parla dei colossoi che turbano Menelao, che non riesce a sostenerne la vista, no, dopo la fuga di Elena, credo che in questo caso i risultati che sono venuti dagli studi, prima di Benveniste e poi di Vernin, sulle figure sostitutive che portano appunto il nome di colossoi, siano invece importanti per comprendere il passo. Oppure, altrettanto importanti, si sono rivelate le conoscenze che sui rituali di Apopompè, cioè di allontanamento degli spiriti maligni, che sono documentati da epigrafi come il giuramento dei Terei o la Lex Sacra di Cirene. Poi, negli anni 90, è venuta la pubblicazione da parte di Jameson, Jordan e Cotansky dell'iscrizione contenente una Lex Sacra di Selinunte, importantissima perché ci ha permesso di guardare in una nuova prospettiva una figura importante come l'Alastor, questo spirito cui si richiama Clitemnestra come vero responsabile della morte di Agamennone. Prima noi sapevamo che quel termine, che in Omero è solo un nome proprio, compariva per la prima volta in Eschilo, dove designa questi demoni vendicativi. E molti studiosi hanno pensato che figure di questo tipo, forse anche le stesse Rinni, siano state soltanto delle creazioni teatrali, senza una corrispondenza reale con l'esperienza religiosa extradrammatica degli spettatori. Sapevamo che l'epiteto Alastor era attestato per Zeus, ce lo dicono alcuni epigrafi da Taso, ma poco altro. E poi sapevamo da alcune iscrizioni di Paros che c'era un altro epiteto simile, che era però Elastero con la Epsilon iniziale. Ora l'iscrizione di Selinunte ci documenta proprio quel termine, Elasteros, con delle modalità che ci aiutano a farci un'idea di come potevano percepire queste entità gli spettatori di Eschilo. L'iscrizione infatti contiene una prescrizione di rituali di purificazione contro spiriti maligni connessi con l'assassino, che sono chiamati appunto Elasteroi. Il dibattito sulla natura esatta di questi esseri, se siano spiriti che chiedono vendetta per un morto oppure spiriti violenti che spingono all'omicidio, è aperto, ma tutti gli studiosi sono d'accordo nel ritenere che questi spiriti sono parenti dell'Alastor di Eschilo e delle Erinni tragiche. E il ritrovamento della
della Lex Sacra ha permesso anche di guardare con occhi diversi un passo di Euripide dell'Ifigenia Taurica 970-71, in cui la persecuzione delle Erinni nei confronti di Oreste è espressa dal verbo elastrein, che è un derivato della radice di Elauno. Quindi, in relazione all'Agamennone, il fatto più importante è che questi spiriti, per essere placati, richiedono una apopompè, un rituale di apopompè, problema che Clitennestra si pone con forza nel finale del dialogo, quando si chiede come sia possibile convincere l'Alastor ad andare a travagliare qualche altra famiglia. Non è possibile, naturalmente, trasferire senz'altro la periferica testimonianza selinuntina al contesto culturale ateniese, però questa testimonianza costituisce un solido indizio in favore dell'idea che questi spiriti maligni non siano solo creature teatrali inventate a fini poetici, ma invece affondino le radici di un'esperienza reale. Probabilmente Eschilo faceva leva su credenze arcaiche, ancora sopravviventi fra i suoi contemporanei, forse indebolite nel corso del tempo, ma ancora capaci di una certa presa a livello emotivo, e quindi si prestavano molto bene al suo disegno drammatico. Prima di concludere, ormai sono quasi arrivato alla fine, ma vorrei dedicare pochissimi minuti a illustrarvi un, diciamo, prodotto parallelo dell'edizione dell'Agamennone, che adesso cerco di farvi vedere mettendolo in condivisione. Riuscite a vederlo? Spero di sì. Allora, si tratta di una iniziativa dovuta al lavoro, devo dire, indefesso e attentissimo di una mia collaboratrice preziosa, che è Antonella Candio, e anche di Federico Boschetti, che è molto abile nelle cose di Digital Humanities, come si dice adesso. Abbiamo pensato di trasformare il lungo e faticoso lavoro di raccolta bibliografica in uno strumento messo a disposizione di tutti gli studiosi, un catalogo di tutta la bibliografia dal 1518 ad oggi, che sia facilmente interrogabile con un motore di ricerca, che abbia delle caratteristiche, insomma, che possano essere utili. Qui vedete la pagina di accoglienza. Fortunatamente questo catalogo ha avuto una vita un po' travagliata prima di arrivare alla definizione. È andato online pochi giorni fa, quindi sono molto contento di potervelo mostrare. Qui vedete, ci sono ovviamente la pagina di accoglienza, ma vi faccio vedere rapidissimamente la pagina di ricerca, dove è possibile interrogare il testo per vari parametri, autore, titolo, ma anche dall'anno all'anno, scegliere per esempio tutti gli articoli che sono pubblicati in una certa collana o cioè una certa rivista, e poi una serie di keywords, come per esempio primo episodio, parodo e via dicendo, ottenendo dei risultati. Quindi vi faccio vedere, per esempio, se vogliamo sapere che cosa è stato scritto tra il 1880 e il 1900, interroghiamo il nostro database e abbiamo, vedete, una schermata che ci presenta i vari titoli della bibliografia. Tutti i titoli che vedete evidenziati in arancione sono stati collegati con iperlink a siti in cui è possibile andare a consultarli. Tutto quello che naturalmente non è protetto da copyright è stato da noi collegato. Quindi, se io, per esempio, voglio vedere questo lavoro di Blades, vediamo, sperando che la connessione sia abbastanza buona. Ecco, ho scelto proprio uno che non ha voglia di farsi vedere. Scusate, ne scelgo un altro. Prendiamo questo, per esempio. Vedete, ci sta portando su Archive, strumento che tutti utilizziamo. Eccolo qua, e vedete, l'utilizzatore è riportato direttamente al testo dell'articolo. Questa è una cosa che io ritengo importantissima, perché una delle cose che ho scoperto nel corso del lavoro è che tante volte noi citiamo delle cose, ma non andiamo mai a riguardare magari come erano state formulate, e ci sono delle sorprese notevoli. Oppure, per esempio, vi faccio vedere una ricerca per criterio keyword, scegliendo edizioni, ed ecco che avete un elenco di tutte quante le edizioni dell'Agamennone, vedete, raccolte, e anche queste tutte collegate. Naturalmente questo vale per tutto.
L'ultima cosa che dico a proposito di questo strumento è che una volta fatta la ricerca è possibile esportarla sia in BibTeX sia in EndNote, che è un vantaggio non indifferente per chi ha bisogno di non dover ridigitare tutto quanto. Antonella Candio ha lavorato a lungo a questo strumento e continuerà a lavorarci, soprattutto migliorando la quantità delle keywords che sarà possibile interrogare. Un nostro obiettivo, che speriamo forse un giorno potrà essere realizzato, è quello di poter interrogare verso per verso, per cui se uno studioso vuole sapere che cosa si è scritto sul verso 215, digita il numero del verso e gli verrà una schermata di articoli nei quali si vedono insomma, gli iscritti di questo tipo. E quindi spero che uno strumento del genere possa essere utile a quanti lavoreranno. Chiudo dunque con una breve considerazione. Parlavo di pazzia all'inizio e voglio concludere dicendo che la pazzia, come i greci sapevano bene, ha dei vantaggi e degli svantaggi. Uno svantaggio grande della pazzia di aver commentato l'Agamennone è stato evidentemente l'enorme quantità di tempo che ho dovuto dedicare allo studio di una bibliografia sterminata, ore e ore sottratte sia ad altri progetti di ricerca possibili, sia anche alle esigenze e al piacere della vita familiare. Ma dall'altra parte ci sono dei risvolti invece molto gratificanti, soprattutto l'aprirsi di orizzonti continuamente nuovi di conoscenza man mano che il lavoro procedeva, e davvero posso dire di essere invecchiato imparando, studiando l'Agamennone, e poi l'interlocuzione sempre proficua con gli amici e con i colleghi, tanti italiani e stranieri a cui sono veramente molto grato. Per cui spero che questi anni siano stati anni spesi bene, ma questo me lo diranno i lettori. Se questi volumi riusciranno a rendere un pochettino meno duro il lavoro di qualcun altro che voglia accostarsi a questo capolavoro di Eschilo, questo, per dirla con le parole ancora una volta del coro dei vecchi dell'Agamennone, appunto, sarà un compenso adeguato per le sofferenze. Vi ringrazio molto. Bene, grazie, grazie davvero a Enrico Bedo per questo suo bellissimo percorso, ci ha accompagnato proprio nel suo lavoro così lungo e così prezioso sull'Agamennone di Eschilo. Beh, insomma, posso intanto, mi dispiace che non possiamo replicare l'effetto sonoro dell'applauso, naturalmente, online, ma insomma, considerati ampiamente applaudito, naturalmente, Vi insomma, ringrazio. hai detto di interpretare, insomma, il sentimento di tutti coloro che ti hanno ascoltato. E, beh, insomma, io, prima cosa, mi sento di dire, di avventurarmi una risposta all'ultima questione, certamente sono stati anni ben spesi per noi, diciamo, che possiamo fruire del lavoro che hai fatto. C'era un accordo per evitare alcune definizioni, diciamo, di questo lavoro e quindi le eviterò, però quello che è emerso anche in questa tua presentazione di oggi, in prima battuta, è la generosità di ciò che ci hai presentato e di ciò che ci offri, insomma, e che ci hai offerto con questo tuo lavoro, insomma, sia nel modo di organizzare direzione critica, il commento e proprio di offrire una serie enorme di strumenti al lettore per potersi orientare nel testo, e questo è un servizio veramente preziosissimo per tutti noi, e accompagnato naturalmente da tutta una serie di altri dati di grandissimo rilievo nella lettura, nell'interpretazione, nel porre e risolvere una serie di problemi di cui oggi hai illustrato alcuni aspetti, e non ultimo anche il database che ci hai presentato alla fine, insomma, che si capisce abbia richiesto un lavoro, anche questo piuttosto rilevante, per essere messo insieme, ma anche questo è il segno di una appunto, generosità nel condividere un percorso di ricerca e gli strumenti che hai progressivamente raccolto, e questo intanto direi che è certamente un elemento di gratitudine. Dunque direi intanto che è un elemento che richiede, insomma, di esprimere la nostra gratitudine nei tuoi confronti.
Direi intanto che ci organizziamo così, chiunque voglia intervenire, fare delle domande a Nicomed, di qualunque tipo, insomma, rispetto a quello che ci ha presentato, può prenotarsi, diciamo così, nella chat e poi Eleonora Pisched provvederà a chiamarvi. Io lascerei spazio intanto a alcune domande, ci sono alcuni aspetti specifici che naturalmente mi hanno particolarmente interessato, in particolare la discussione su Ekmat Turei, insomma, essendo io piuttosto vicino agli Scusa, autori, la insomma. parola, la discussione su? Ekmat Turei sull'uso e sul significato, insomma, del termine è di grande interesse e apre anche una questione molto seria sul rapporto fra il linguaggio giuridico, diciamo, e i testi tragici. C'è un volume che se ne è occupato qualche anno fa, Law and Drama in Ancient Athens, pubblicato da Harris, Rhodes e credo Leon, Phil Leon. Ed è una questione piuttosto complessa, diciamo, naturalmente da affrontare. Quel volume la guardava dalla prospettiva dei giuristi, diciamo, nella convinzione che appunto un certo rigore anche nel fissare certe formule, certi formulari specifici del linguaggio giuridico dovesse ritrovarsi anche in testi dei tragici e forse spingeva nel rapporto tra testi oratori o altri contesti più specificamente giudiziari e testi dei tragici in una direzione interessante ma che forse insomma perdeva qualche aspetto in rapporto all'uso poi che invece i poeti tragici facevano di questo lessio che non necessariamente doveva coincidere poi con i contesti giudiziari, ma su questo io mi fermo perché appunto non voglio togliere spazio invece a altre domande dico possiamo eventualmente tornarci separatamente su questo tema e quindi niente, passerei la parola ora ad Eleonora per gestire un po' la discussione e sentire se ci sono interventi per il nostro ospite. Allora, per il momento nessuno ha scritto, ha richiesto insomma la parola. Fanno tutti quanti i complimenti al professore, lo ringraziano per la splendida lezione. Ringrazio Qualcuno lo tutti mette in anch'io. guardia sulla difficoltà di creare un database basato sulla ricerca per versi. Ah, ecco, no, ho appena chiesto la parola il professor Brillante, quindi passo la parola a Carlo Brillante. Professore, forse non ha attivato il microfono, perché noi non la sentiamo. Forse adesso mi sentite? Sì, Adesso mi adesso. Sì, sentite? perfetto. Benissimo, vi chiedo scusa. Vorrei io veramente ringraziare l'amico Enrico Medda per questa densa relazione. Insomma, non bisognava perdersi una riga, no? Ma di quello che lui ha espresso con tanta chiarezza e devo dire con tanta efficacia. E devo dire, sono praticamente d'accordo su tutto quello che lui ha detto e l'ha espresso anche, diciamo, in maniera molto bella, molto, molto efficace. E quindi mi limito soltanto veramente a pochissime, rapidissime considerazioni. Intanto un consenso pieno per quanto lui ha detto nella parte finale della sua presentazione sul contesto drammatico. Anche io mi sono a volte sentito in difficoltà quando si cerca un'immagine, si cerca un contesto, si cerca un termine e lo si insegue poi all'interno di un testo letterario, che sia una tragedia, con la tragedia capita spesso, ma non soltanto con la tragedia. E poi su questa base si cerca poi di imbastire un'interpretazione più o meno generalizzante. Invece la valorizzazione del contesto è veramente, veramente importante. Lo stesso vale per le immagini, anche
questo si è fatto in passato e tuttora si fa largo uso nell'analisi letteraria, no? Sembra che le immagini siano quasi una parola guida, no? Quasi un leitmotiv, no? Che attraversa l'opera poetica. Per fare un esempio molto immediato, no? il leone certamente è Elena, ma poi diventa anche il Leont Analkin, no? Alla fine dell'Agamennone, e allora abbiamo Egisto che è un leone molto molto particolare. Ma anche su quello, anche su questo Leont Analkin, come il nostro amico sa bene, sono state date varie interpretazioni. Sul contesto antropologico e religioso direi che anche qui Eschilo, secondo me, e in particolare questa tragedia, ma direi in genere l'Orestea, ma insomma forse la Agamennone anche più di altri, è particolarmente ricca. Enrico richiamava il colossos, che è stato un termine, voglio dire, che ha accompagnato la riflessione sul doppio, no? Voglio dire, in tanta letteratura di indirizzo antropologico, ma direi non solo di indirizzo antropologico, ma la presentazione che si fa di Elena nello Stasimo è molto molto ricca, perché praticamente esaurisce tutte, direi, le varie possibilità che il Colossos, questa è tutto giocato ovviamente sulla presenza assenza, rivela del carattere del personaggio, che vive un'esperienza, quasi ci mostra dall'interno la mente dello sposo abbandonato. E quindi a volte questi motivi antropologici che sono presenti, sono diffusi, sono riconoscibili, io credo che fossero riconoscibili anche dal pubblico ateniese contemporaneo, in realtà sostanziano anche la letteratura, il modello letterario, la tragedia, per cui uno degli elementi che io ho cercato sempre di mettere in relazione e in evidenza nelle mie lezioni di che ho insegnato a Siena, era proprio questa compenetrazione di studi di carattere letterario. Non sento più il professor Brillante. Carlo, ci sei? Ci senti? No, credo che lo abbiamo perso. Sì, si è bloccata l'immagine e non riesco più neanche a sentirlo. Mi pare che si sia... Beh, vediamo se riesce magari per finire il suo intervento. Non so, magari lo sospendiamo, sentiamo se c'è qualcun altro che vuole fare un intervento e poi se il professor Brillante riesce a rientrare potrà poi concludere quello che stava dicendo. Eleonora, c'è qualcun altro che ha espresso il desiderio di intervenire? Sì, ha chiesto la parola Elia Marucci. Innanzitutto buonasera a tutti, ben ritrovato al professore. Io vorrei fare una domanda al professore in relazione alle insidie legate al linguaggio tecnico impiegato dagli autori letterari. Lei ha detto non è sempre detto che un termine che può rimandare ad un ambito dell'esistenza codificato possa essere impiegato dagli autori nel senso in cui lo si trova attestato in altri testi che più hanno a che fare con quel dato aspetto dell'esistenza. Ci potrebbe fare degli altri esempi che esulano per esempio dal contesto giuridico? Sì, grazie della domanda. A questo proposito voglio fare una brevissima considerazione generale. Io uso spesso per descrivere la mia percezione della tragedia il paragone di una immensa, grandissima spugna, cioè la tragedia è come un'entità vivente che si espande attorno a sé e coglie, ingloba dentro di sé tutta una serie di suggestioni che possono essere suggestioni sia di carattere, diciamo, contenutistico, ideologico, sia di carattere linguistico, cioè la tragedia prende e riutilizza linguaggi, idee, e naturalmente nel fare questo si comporta con grande libertà, con grande margine di libertà. Quindi quello che noi ci muoviamo, diciamo, il nostro
atteggiamento segue un po' l'andamento di un pendolo, perché da una parte noi andiamo a cercare ciò che possiamo riconoscere come appartenente a un certo tipo di linguaggio, come è successo per esempio per la medicina, e d'altra parte a volte però dobbiamo ricordarci che potrebbe non essere esattamente la stessa cosa, ma, e allora il lavoro dell'interprete sta proprio nel capire che cosa l'autore fa dei materiali che assorbe, quindi assorbe dall'esperienza religiosa, dall'esperienza della sua stessa vita, diciamo, dall'esperienza politica, li porta dentro e li ritrasforma. Ora, per fare qualche esempio, me ne viene in mente uno, ora dovete pensare che cioè, ormai come felicemente l'Agamennone si è distaccato un po' da me e a volte devo andare a rileggere quello che scrivo perché non mi ricordo più esattamente che cosa pensavo. Prendiamo un caso del primo Stasimo. Nel primo Stasimo c'è un famoso passo, scusatemi se lo ritrovo. Allora, eccolo qua, al verso 385 dell'Agamennone, c'è un famoso passo in cui si spiega come l'uomo venga, la mente dell'uomo venga traviata dal colpo divino, no? E si dice che fa forza su di lui la sciagurata persuasione a Talaina Peizzo, e poi c'è un verso difficile che dice Proburu Pais Afertos Ata. Atas, cioè la Peizzo che è figlia irresistibile di Ate, Probulos, Proburu. Ora, questo Probulos è stato interpretato da molti come un riferimento al linguaggio politico, cioè alla funzione appunto della preparazione dei probuleumata per le discussioni della bulè. Cioè in questo caso Ate farebbe la funzione che nella vita politica ateniese fa chi prepara i decreti che poi devono essere, diciamo, discussi e condivisi con gli altri. In realtà su questo si è costruito molto, quindi questo ruolo di Ate, però in realtà studiando più attentamente questo termine si vede che la cosa non torna molto, perché in realtà Probulos nel linguaggio politico significa un'altra cosa, e a me è sembrato di poter invece interpretare più correttamente questo termine in relazione al nesso ec probules, cioè alla premeditazione, cioè a un'idea di Ate che agisce premeditatamente per portare l'uomo in una certa direzione. Questo è uno degli esempi, ma se ne potrebbero trovare molti, molti altri. Vedo che è rientrato con noi Carlo Brillante, quindi se vuoi concludere l'intervento che stavi facendo. Forse non mi sente. Prova a scrivergli, vediamo se... Sì, vediamo se vuole concludere l'intervento. Contattarlo. Sì. Altrimenti nel frattempo magari diamo la parola a Messina, che l'ha appena chiesta. Sì, d'accordo. Ah no, scusatemi, prima Michele Lionetti. Sì. Buonasera, scusate, non si attivava il microfono. E innanzitutto... Sarebbe la telecamera, perché parlare con una letterina... Sì. Mi crea qualche... Eccomi, non so se mi vedo. La vedo, d'accordo, sì. Salve, e innanzitutto complimenti perché è una lezione davvero... davvero stupenda. Avevo però, diciamo, mi sono venute in mente, diciamo, delle riflessioni al riguardo. La prima era della visione del pateimatos, su cui, diciamo, tanto si è discusso, una visione recente, cosa se avesse avuto modo di pensare alla versione di Emanuele Severino che aveva dato qualche tempo fa, per non attraverso appunto la sofferenza giungere alla conoscenza, ma contro la sofferenza, ecco, interpretare proprio quel patei in modo di andare contro la sofferenza, non attraverso. E questa, diciamo, è una riflessione che ho letto qualche tempo fa. E un'altra cosa, per quanto riguardava quel spirare la maledizione, no? Quel soffiare. Se potesse esservi un collegamento, diciamo, anche con un mondo magico in cui appunto alcune formule erano proprio le tacite,
e le rinni anche legate al silenzio. E poi, ne approfitto giusto un altro minuto, se si vedesse un po' quel pros doca molein, come un dire, fai conto che sia tornato, cioè per tenere saldi, diciamo, le due tesi che lei ci ha esposto, cioè come si Hai potrebbe. un prosdoca, fai conto che? Sì. Non capito. Così, grazie, davvero, sono Allora, davvero grazie. cerco di rispondere il più brevemente possibile. Certo, se andiamo sul pateimatos, naturalmente potremo continuare ad libitum. Ora, l'interpretazione che pati sia contro la sofferenza, io la trovo difficile, nel senso che questo discorso è inserito dentro un contesto che è assolutamente un contesto di sofferenza atroce e che rappresenta la riflessione del coro su quello che è avvenuto, e cioè il fatto che c'è stato il sacrificio di Ifigenia, c'è stata l'ira di Cassandra che attende. Quindi è vero che Pateimatos forse è stato in certi momenti un po' sopravvalutato, nel senso che si è voluto vedere in questa formula un po' un condensato della tragicità di Eschilo, in generale della visione tragica, laddove forse va un pochino ridimensionato, perché è un motivo tradizionale. Su questo Lloyd-Jones aveva preso posizione con forza. Però il problema, ecco, quello che mi colpisce è che poi subito dopo c'è l'immagine al verso 180 del Mnesipaemon tonos, della fatica. Scusatemi, mi squilla un telefono, ma spero che qualcuno risponda. Ecco. C'è il Mnesipaemon ponos, cioè l'idea del ponos che gocciola di fronte al cuore al posto del sonno. Quindi siamo in un contesto in cui si parla del soffrire e del significato del soffrire, e in cui si parla poi alla fine, se l'interpretazione che io ho proposto dei versi finali è quella giusta, si parla di una benevolenza degli dèi che si esercita attraverso la violenza. Quindi sono incline a non seguire quella direzione di interpretazione. Per quanto riguarda Pnein Aran, è possibile che ci siano dietro delle immagini. La cosa che mi colpiva di più è il parallelo con un altro nesso importante legato alle rinne, che è Pnein Coton, soffiare ira. Cioè, Pnein è come una sorta di verbo polivalente che serve per esprimere tutti gli influssi negativi che una persona può scagliare nei confronti dell'altro. Ecco, quindi che ci possa essere un legame anche con idee magiche, non lo escluderei. Ecco, certamente però è l'idea di questo essere che soffia maledizione, soffia verso gli altri, come una sorta di alito terribile. Per la terza domanda, se traduciamo fai conto che, non è molto diverso secondo me da come traduce Frenkel, cioè pensa che, ritieni che lui sia arrivato. Il problema di questa interpretazione è che naturalmente poi bisogna spiegare cosa sarebbe successo, cioè Menelao. Come potrebbero sapere loro che lui è già arrivato e dove è arrivato, in quale punto del Peloponneso? Ci sono una serie di problemi legati anche alla ricostruzione del viaggio di Menelao, della tempesta e via dicendo. Per cui io ritengo che l'interpretazione più naturale in questo passo sia semplicemente che l'Araldo, dopo aver narrato la terribile tempesta che ha sconvolto la flotta, dica comunque, per quanto riguarda Menelao, aspettati che ritorni, cioè abbi delle aspettative in qualche misura positive, perché dice poi se il sole lo vede da qualche parte, appunto vedrai che arriverà presto. Naturalmente, ecco un'altra cosa che voglio dire, su tutto quello che ho detto e scritto sono disposto a cambiare idea se qualcuno mi dà argomenti per farlo, ecco, proprio perché sono in molti casi sono questioni che mescolano una percentuale di oggettività, cioè di valutazione di argomenti linguistici, metrici e via dicendo, a una percentuale ineliminabile di sensibilità dell'interprete che si accosta al testo, che dà più rilievo a un elemento che invece di un altro. E quindi il problema è che, come per tutto il tempo di questo mio lavoro, e ancora proseguirà ancora, semmai ci tornerò sopra, è il problema della bilancia tra diciamo, interpretazione e attività filologica di costruzione del testo. Tant'è che poi io ho fatto una scelta un po' particolare, che è quella di includere nell'introduzione
una lunga, molto lunga sezione di lettura della tragedia. Cioè, ho cercato di dare al lettore, se lo vuole, è una sezione che può anche ignorare, se può utilizzare il lettore il commento in modo, insomma, come si fa tipicamente, mi interessa un passo, vado a leggere che cosa il commentatore ha da dire, ma se il lettore vuole confrontarsi con il mio approccio alla tragedia, che è uno degli approcci possibili, non l'approccio in assoluto, ma uno degli approcci possibili, gli ho dato una mia interpretazione. Questo perché io ho sempre un po' sofferto nel maneggiare commenti che mi ponevano di fronte a questioni soprattutto linguistico-tecnico-filologiche e però mi lasciavano poi insoddisfatto sul versante interpretativo, perché io desidero sapere che cosa l'editore pensa anche dell'interpretazione. Credo che questo sia un dato importante. E questo ha contribuito a far crescere un pochettino la mole del primo volume. È una scelta che non tutti magari condivideranno, ma che per me, è sembrata importante. Grazie mille, professore, grazie davvero. Aveva poi chiesto la parola a Messina. Scusate, no? Ecco, io avevo scritto una domanda un po' articolata nella chat, però se posso leggerla così non mi impappino. Allora, avevo chiesto, nella sua proposta di bibliografia minima non mi è parso di aver visto contributi italiani. Dobbiamo preoccuparci oppure è semplicemente che altrove hanno fatto meglio? E poi volevo sapere anche riguardo alla tradizione del testo, visto che lei ha parlato molto di congetture, ma poco, anzi non di varianti. Ecco, io adesso al momento non so praticamente nulla sulla tradizione manoscritta di Eschilo, per cui volevo sapere se potesse dire qualcosa al riguardo e anche se ci sono dei manoscritti che possono essere indicati come più affidabili rispetto ad altri, se nella sua opera appunto, di studio riguardo all'Agamennone ha dovuto operare una scelta oppure ha consultato tutte le testimonianze significative possibili. Allora, Grazie. cerco di rispondere in modo sintetico perché le due domande porterebbero molto lontano. Allora, nella proposta di bibliografia minima ho messo veramente un minimo, non mi sono preoccupato di equilibrare particolarmente le nazionalità, ma tanto per dirle, ho omesso il libro su Eschilo del mio maestro Vincenzo Di Benedetto, spero che non me ne voglia dall'aldilà, e quindi mi sono semplicemente limitato a indicare alcuni contributi dai quali si ricavano considerazioni particolarmente importanti, ma ce ne sono anche in lingua italiana. Quindi, cioè, è soltanto uno specimen così puramente di lavoro per questa nostra conversazione. La seconda domanda è molto più complessa ed è quella che riguarda i manoscritti. Cercherò di essere super sintetico, ma tutti sanno che essere sintetici sulle tradizioni manoscritte non è proprio facile. Per l'Agamennone abbiamo una situazione complessa, cioè quella di avere un eccellente manoscritto, che è il manoscritto Laurenziano 32.9 del X secolo, forse XI, secondo alcuni, insomma, che però purtroppo per l'Agamennone è mutilo perché contiene soltanto i primi 310 versi e poi contiene un pezzo della scena di Cassandra, ma ha perso delle parti importanti, quindi è largamente mutilo. E quindi nella maggior parte delle zone dell'Agamennone dobbiamo servirci di altri due manoscritti, principalmente il manoscritto F, il Laurenziano 31.8, e il manoscritto T, il Neapolitanus secondo F31, che però sono dei manoscritti completi, sì, ma che abbiamo ragione di credere siano stati fortemente interessati dall'attività critica di Demetrio Triclinio, quindi intorno all'inizio del XIV secolo, e un'attività che ha comportato l'alterazione di molte lezioni sulla base delle teorie, delle idee che Triclinio stava sviluppando soprattutto in campo metrico. Ora, il problema qual è? Il problema è di valutare all'interno di questa tradizione, che poi è molto ristretta, perché al di là di questi poi c'è il manoscritto V, che però anche questo è un manoscritto mutilo, che ha soltanto 348 versi e che forse porta alcune
porta alcune varianti buone, non è detto che Wu sia da scartare, ma è poco, sono 348 versi. Quindi noi ci troviamo in una certa zona del testo, molto ristretta, circa 300-400 versi, possiamo comparare varianti e naturalmente tendiamo a privilegiare, quando è il caso, quelle di M, naturalmente, anche se M ha le sue corruzioni evidenti che vengono fuori. Nel resto del testo noi ci stiamo sempre confrontando spessissimo con delle lezioni che non sappiamo se siano tradizione antica o se siano correzione umanista, diciamo di correzione dotta, bizantina, e che potrebbero quindi essere, non avere valore di paradosi. Quindi ci si muove su un terreno estremamente insidioso. Talvolta appunto difendiamo un testo che magari è conservato da T e però sotto sotto abbiamo il dubbio se stiamo difendendo una congettura o una variante. Diciamo che l'Agamennone si presta molto poco al tradizionale lavoro di recensio dell'editore che compara, fa le famiglie di manoscritti, poi compara le varianti anche in base alla affidabilità dei manoscritti. Quindi è un lavoro molto delicato, molto difficile, che poi diventa ancora più difficile per le coefore, dove addirittura abbiamo il Codex Unicus, abbiamo solo M, un buon codice ma afflitto da moltissime corruzioni, e ancora complicato anche per le Eumenidi. Quindi diciamo che la tradizione dell'Orestea e quella dell'Agamennone in particolare sono tutt'altro che tradizioni semplici in cui ci si possa basare in modo un po', diciamo, fiducioso sui tradizionali strumenti della recensio e examinazio dei manoscritti. Ci vuole un approccio molto, molto vario. Quindi io i manoscritti li ho visti tutti, ovviamente, ho visto anche gli apografi di M, anche se gli apografi non hanno ovviamente un valore particolare, ma in certi casi gli apografi permettono di leggere dei punti di M o degli altri manoscritti che non sono più leggibili, allora magari ci aiutano in qualche cosa. Quindi no, da questo punto di vista l'apparato è fondato su un riesame della tradizione manoscritta, anche se in un testo così studiato è chiaro che poi non è che vengano fuori delle novità assolute a livello di tradizione manoscritta. Spero di avere risposto almeno in parte alla sua domanda. Bene, io farei un altro tentativo con il professor Brillante, se è tornato, sì. Tornato lo vedo, quindi dovrebbe essere fra noi, se ha possibilità, sì. Di... Ecco, allora ti lascio la parola, Carlo, vai. No, mi dispiace di questa interruzione, ma è capitato. Comunque stavo concludendo il mio intervento, avevo già parlato abbastanza, non volevo sottrarre altro tempo. La domanda, diciamo, sulla metrica era il fatto, insomma, che implicitamente, mi sembra, il collega Medda ammetteva che insomma questa libertà di responsione, come si trova, è ammessa e dobbiamo riconoscerla in Eschilo, forse dobbiamo riconoscerla anche più generalmente, no? Quando troviamo delle responsioni metriche che non sono specifiche, cioè quando la strofe non ripete esattamente lo schema metrico, per esempio dell'antistrofe, in Pindaro accade, insomma non deve essere un elemento dirimente per correggere il testo. Perché lo dico questo perché non è un dato ovvio, no? Soprattutto per chi si è occupato dell'edizione e del commento di questi argomenti. Volevo, diciamo, una conferma da parte tua, o se volevi aggiungere qualche altra considerazione in merito. Un'ultima considerazione, ma questa è molto puntuale, per quanto riguarda l'espressione qui al verso 1235 che hai commentato, come tutto molto accuratamente, Tiusan adumetera aspondon taran, e la correzione are mi sembra un po' indebolita anche dal fatto che Ares è una divinità greca a pieno titolo e quindi sì, era oggetto di culto Ares, no? C'era un tempio di Ares nell'agora di Atene, per dire, la prima cosa che mi viene in mente, quindi un aspondon are mi pare che abbia presenti un elemento di debolezza anche sotto questo aspetto, ma insomma era una riflessione che mi veniva in mente così ascoltando quello che tu ci hai detto. E poi ovviamente su Alex Salinuntina sarebbe molto bello il discorso, si connette direttamente con il problema delle rinni. Io ho l'impressione, la dico così in maniera estremamente semplice, che queste divinità che fossero Alastores, che fossero Erinues, no?
in pratica molti commentatori, insomma, non scorgono una sostanziale differenza tra l'Alastor, il Dionysus Alastor della Agamennone e le Erinni. Trovano una sua spiegazione nel fatto che erano divinità che non avevano ancora una personalità specifica, non erano definite in quanto tali, no? E di questo troviamo traccia ancora nell'Orestia stesso, no? Basta pensare alla fine delle coefore, no? La doppia manifestazione delle Erinni che si presentano soltanto ad Oreste a conclusione della seconda tragedia, diventano vero e proprio personaggio nelle Umenidi. Quindi siamo anche in una fase di trasformazione in cui potenze demoniche variamente definibili e anche variamente rappresentabili, c'è anche questo aspetto, no? Tutto il problema delle rappresentazioni figurate, trova un punto di riferimento importante proprio nella tragedia Schilea. Però mi rendo conto che questo sarebbe un tema troppo grande per essere anche semplicemente accennato. Ti ringrazio molto ancora di tutto quello che ci hai detto e naturalmente spero che ne possiamo parlare anche qualche volta di persona. Spero anch'io. Grazie per tutte le osservazioni, anche quelle della prima parte, che toccano temi che mi piacerebbe approfondire. Cioè, bisogna vedere tutti questi vari filoni, no, che vengono da varie parti, linguaggi tecnici, linguaggi di esperienze religiose, eccetera. Bisogna vedere poi che cosa la tragedia ne fa. E quindi c'è lì, appunto, lo studioso che ha un'impostazione di partenza letteraria va a cercare il modo di lavorare dell'autore, di elaborare. Cerco di rispondere brevemente alle le tue considerazioni. Sulla metrica sì, ti confermo, io ho sempre pensato questo, mi piace la musica, suono da sempre, sono musicista, e nella musica, diciamo, pratica, tutti sanno che in un certo posto ci può essere una terzina al posto che risponde in un'altra strofa una duina, o ci può essere una cinquina, insomma ci sono queste irregolarità ritmiche, no? Allora noi partiamo invece dall'idea che il ritmo antico dovesse essere assolutamente regolare. Allora io dico, se ci deve essere un'irregolarità, ci può essere nella lingua e ci può essere nella metrica. Tutto sommato forse è più facile che ci sia nella metrica che non nella lingua necessariamente. Quindi nel caso che io ho illustrato, sostituire un'irregolarità linguistica con una metrica non mi sembra vantaggioso. Cioè dobbiamo riconoscere che probabilmente in questa musica, che purtroppo noi non possiamo sentire, perché se la sentissimo tutto si risolverebbe immediatamente, perché capiremmo come veniva eseguita e lì si risolve. Però l'idea è che queste possibilità ci fossero, e quindi l'idea che il compito dell'editore sia di regolarizzare, di riportare a una, diciamo, a una realtà normalizzata, non mi sembra giusto. Cioè mi fa pensare, tanto per scherzare un po', a quelli che per far tornare i calcoli sulle piramidi ogni tanto vanno a limare uno spigolo perché c'è qualche millimetro che impedisce di far tornare una divisione che corrisponde a una distanza astronomica, no? Ecco. Quindi io preferisco, anche un'ammissione, diciamo, come diceva Erma, un ars nescendi, cioè mi trovo di fronte a qualche cosa, a volte non posso spiegarlo completamente, però meglio mantenere l'immagine così com'è e poi eventualmente ragionarci sopra. Quindi senz'altro, sì, senz'altro, questa è una cosa importante. Su Ares sono d'accordo, l'unica cosa che si potrebbe aggiungere è che però a volte Are può essere utilizzato, per esempio come nella parodo, quando si dice che gli Atridi erano clazontes Are, cioè alzavano il grido di guerra, forse allora si potrebbe intendere in quella dimensione lì. Naturalmente questo è possibile, ma anch'io sono d'accordo su quello che dicevi. E infine, per quanto riguarda i vari spiriti, no? Demoni, io penso che la tragedia appunto recuperi da, diciamo, da una tradizione molto antica tutto quello che funziona, tutto quello che sulla scena diventa importante. Ora, perché una cosa possa funzionare, deve avere un impatto emotivo dentro lo spettatore. Cioè non si creano figure così tanto per giocare un po', no? Fare il teatro, ma si vanno a ripescare delle cose che fanno paura alle persone. Allora spesso quando introduco gli studenti a questo tipo di problemi io dico, vedete, è un po' come dire, no? Noi lo sappiamo che i fantasmi non ci sono, tutto quello, però quanti di voi andrebbero a dormire in un cimitero da soli di notte
E tutti dicono, beh, effettivamente ci penseremmo più di una volta, no? Perché? Perché ci sono dentro, nell'esperienza, nell'immaginario collettivo, delle antiche credenze, che anche se uno non ci crede più, però sono attive. E quindi la tragedia fa cose di questo tipo. Ora, trovare per esempio la Lex Sacra di Seminunte, dove si parla di questi elasteroi e di come fare a tenerli lontani, così come nella legge di Cirene si parla degli chesioi, che cosa sono questi chesioi, beh, si discute, ma l'idea è sempre quella della presenza di queste entità, e la tragedia le fa diventare qualcosa di percepibile, di drammaticamente reale da questo punto di vista. Quindi è importante al tempo stesso studiare la documentazione che ci permette di capire e poi andare a vedere che cosa ne fa Eschi, no? Perché poi chiaramente, come tu dicevi, le Erinni nel finale delle Coefore sono una cosa, nelle Eumenidi sono un'altra, però la genialità di un autore che fa un coro di Erinni, insomma, è evidentemente, c'è una potenza creativa molto forte. Per il resto, se abbiamo un'occasione, approfondiremo molto volentieri ancora tante cose che si possono ricavare. Ti ringrazio molto del tuo intervento. Grazie a te. Non ci sono altre domande, se non sbaglio, riguardo la chat, ma mi sembra di no. No. Quindi io mi unisco a tutti quelli che hanno scritto nella chat, ringraziandola per la bellissima lezione, e magari ripasso la parola al professor Ferrucci. Grazie. Grazie Leonora, sono le 18 in punto, almeno sul mio computer, quindi abbiamo finito proprio esattamente negli orari previsti, ma raccolgo anche quello che suggeriva prima Carlo, l'auspicio di poter presto avere una nuova occasione per tornare a parlare con il professor Enrico Medda, e diciamo, certamente quando le circostanze lo consentiranno, insomma, lo prenoto già per un viaggio a Siena, insomma, per poter avere la possibilità fisicamente, insomma, di godere, insomma, della sua presenza, di un'altra meravigliosa lezione, sicuramente anche avere magari l'occasione, appunto, di dialogare ancora su questi temi molto, molto belli, naturalmente, e molto importanti. Per adesso lo ringrazio ancora di cuore, la lezione è stata magnifica, è veramente una lezione di metodo, di attenzione al contenuto, ma anche di metodo nella presentazione, insomma, del testo. Mi sembra che abbia ispirato molto interesse e molta curiosità nei colleghi, ma anche nei studenti, nei più giovani, insomma, e questa è una cosa molto bella, perché insomma è un modello che certamente sarà utile, che possa riverberarsi anche nei loro studi. È stato un grande piacere ascoltarti, e veramente spero che presto avremo l'occasione di poterlo fare di nuovo. Intanto grazie mille per la tua bellissima lezione e per aver accettato di far parte di questi nostri incontri.